Esistono diversi tipi di libri, ovviamente, però ce ne sono alcuni, pochi, che paiono scritti per proseguire una riflessione, per ricordare a ciascuno di noi qual è lo scopo della letteratura. Uno di questi libri è L'oratorio di Natale dello scrittore svedese Göran Tunström. L'editore è Iperborea e la traduzione è di Fulvio Ferrari, che firma anche la postfazione. Prima di procedere, questo video è nato in collaborazione col canale di Clara Schumann. Infatti abbiamo letto assieme questo romanzo, beh, più o meno assieme. Lei abita in Lombardia e io in Liguria, e abbiamo poi deciso di realizzare un video in cui ciascuno espone il proprio punto di vista su questo libro. Qui in basso metto il link al suo canale. Ciao Clara! E adesso all'opera. Solveig è una giovane donna che è arrivata a Sunne, una città della Svezia, dagli Stati Uniti, e per la piccola comunità rurale dove si è inserita è una tempesta. Lei bacia all'aperto e attorno a sé semina gioia, bellezza e amore. Un giorno decide di dedicarsi a un'impresa folle: eseguire con un gruppo di dilettanti l'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach. Ma dopo 10 anni di prove, alla vigilia dell'esecuzione di questa fondamentale opera del grande artista tedesco, Solveig muore. Quell'esecuzione non avrà più luogo, forse. Che cosa abbiamo quindi? Un libro sul dolore? Anche. Il marito Aaron vi precipita dentro, la morte della moglie diventa per lui un abisso che lo condurrà sino all'altra parte del mondo per morire in mare mentre cercava di raggiungere il suo nuovo amore. Ma esiste davvero un nuovo amore, oppure è il vecchio che si ripresenta, cambiando solo le apparenze? Il figlio Sidner precipita anch'esso nell'abisso, nella follia, per poi riemergere e raggiungere l'amore del padre in Nuova Zelanda, perché è una cosa da fare, non prima di aver messo al mondo, a Sunne, un bambino, Victor, che a dispetto delle pressioni della madre non sarà un pittore, bensì un musicista. Sarà lui a tornare a Sunne proprio per eseguire l'oratorio di Natale di Bach. Credo che Göran Tunström abbia voluto scrivere anche e soprattutto un romanzo sul potere della bellezza, dell'arte, che però non sono affatto democratici, non sono come la pioggia che cade su tutti. Occorre infatti da parte del singolo un consenso perché possano davvero svolgere il loro compito, e persino in quel caso non riescono affatto a eliminare le contraddizioni e le debolezze dell'individuo. All'inizio ho detto che alcuni libri proseguono, o forse riprendono, una riflessione proprio su bellezza e arte. Per quale motivo? Da anni si cerca di avvicinare la bellezza e l'arte alle persone con un mucchio di iniziative che si possono riassumere nella formula magica gratis, con l'inconveniente che le persone sono persuase che sedendosi davanti a un Caravaggio accadrà qualcosa, e ovviamente nella maggior parte dei casi non accadrà nulla. Come la montagna non è per tutti, anche se si costruiscono un po' ovunque strade per permettere di arrivare ovunque, così l'arte e la bellezza sono per pochi, per quelli che accettano consapevolmente il viaggio fatto di fatica, impegno e di disciplina, tutti elementi che il termine gratis cancella per indurre le persone a immaginare che basti uno sguardo, un giro al museo per aver compreso che cos'è la bellezza. Il romanzo di Göran Tunström è poco conosciuto perché non solo va controcorrente, è un tipo di libro che esplora il dolore senza crogiolarvisi, ma ribadisce il valore antidemocratico della bellezza, dell'arte. È per pochi, è un privilegio che si concede solo a chi è disposto a perdere tutto, o almeno tanto. E quanti di noi sono disposti a perdersi per ritrovarsi? Pochi, esatto. Ci vediamo la prossima settimana, e non per la gloria, ma per il pane.